Dai, ma questo per il record non importa. Dicevo, abbiamo avuto diverse sollecitazioni sull'argomento One People Public Trust, e visto che abbiamo la mail di tutti quanti, credo, perché vi siete registrati, ora metteremo in calendario un sabato pomeriggio per fare un incontro su questo argomento, e chi è interessato riceverà la comunicazione e potete partecipare. Tutto qua. Santo, spendiamo dalle tue labbra. Dobbiamo sapere tutto. Ok. A che ora ce l'hai il treno? Devo partire un quarto alle sei. Allora, già stamattina abbiamo visto come si acquista il nostro diritto di essere prete, diciamo così, sacerdote. Beh, queste parole non hanno una connotazione negativa, però è quella la parola, di essere in controllo della nostra propria crescita spirituale e della nostra, del nostro buon lavoro di sublimare i nostri vizi in virtù. Questo pomeriggio facciamo la sovranità nel senso del re. Il prete l'abbiamo considerato, come si sviluppa la conoscenza di se stesso, di chi siamo veramente, un veicolo di luce divino, unità del divino, e poi la parte fisica qui in incarnazione, quella del re. Il prete spirituale, il re tratta tutto ciò che riguarda le cose materie, casa, terra, figli, eredità e altri diritti che abbiamo per essere nati qui su questo pianeta. Cominciamo, preferisco cominciare perché qui questo io ho tante informazioni, dobbiamo leggere velocemente, perché alla fine si scopre proprio da dove parte il sistema di controllo e perché è stato così difficile sradicarlo da questo pianeta. Cominciamo con il bello, il positivo. E grazie a Flavio che ha tradotto questo dall'inglese all'italiano. Già l'ho presentato a Roma, tradotto in luglio, apprezzo molto avere questo in italiano. Cosa vorresti ottenere credendo che sia impossibile fallire? Ebbene, è impossibile fallire. La luce non fallisce. Il tempo del lupo solitario è finito. Raccogliete voi stessi, bandite la parola lotta dalla vostra attitudine e vocabolario. Tutto ciò che facciamo ora deve essere fatto in modo sacro, in celebrazione. Noi siamo quelli che stavamo aspettando. Eravamo sempre nel passato abbiamo delegato la responsabilità di essere re prete, siamo andati a una chiesa, oppure ci siamo schierati da un partito politico. Nessuno appartenga ad un altro che non può. Manca un non tra che può. Nessuno non appartiene. Nessuno appartiene a un altro che non può appartenere a se stesso. Paracelso chi era? Grande medico medievale. Medico. Era un medico rinascimentale. Di Svizzera, sì. E curava con l'astrologia. E poi Ippocrate, che c'è il giuramento, come si chiama? Il giuramento di Ippocrate. Prendono le parti che servono loro, i medici, lo tengono lì per vedere, per vedersi nelle loro ore. Però la parte dove dice se un medico non sa di astrologia, non merita di essere chiamato medico, lo buttano fuori.
Se scopri dalla tua propria esperienza che qualcosa è un fatto e questo fatto contraddice ciò che è scritto dall'autorità, allora devi abbandonare l'autorità e basare i tuoi ragionamenti sulle tue scoperte. Ci sono due modi per essere ingannati: uno è credere ciò che non è vero e l'altro è rifiutare di credere a quello che è vero. Soren Kierkegaard assomiglia a quello che disse Platone, è comprensibile che i bambini abbiano paura della notte, però che gli adulti abbiano paura della luce. Se vuoi far arrabbiare qualcuno, digli una bugia. Se vuoi renderlo furioso, digli la verità. Tutte le verità passano attraverso tre stati: primo, vengono ridicolizzate; secondo, vengono violentemente contestate; terzo, vengono accettate dandole come evidenti. Il governo ombra. 50 uomini hanno comandato l'America e abbondano nella stima. JFK abbonda nella stima, chissà, forse troppo. 10, forse 15. Sì, quindi è generoso a dire 50, sì, sì. Però lui sapeva benissimo, perché lui prendeva ordini da questo shadow government, governo ombra. E poi voi siete un po' svantaggiati con la parola governo, perché in inglese è più chiaro: government si intende governare la mente. La mente che cos'è? Lo spirito. Mento, mente, aria, spirito, neuma, stesse parole. Quindi questa entità insidiosa, distruttiva, perniziosa cerca di governare la nostra mente, lo spirito. Come osano fare questo? E poi non è governo democratico, che poi democrazia che cos'è? Vediamo un po' che cos'è democrazia. Come può essere se sono pochissimi che controllano queste nazioni, corporazioni? Corporate nations sono diventate corporazioni di una manata di persone. L'avvertimento di Roosevelt fu seguito dal 28° presidente degli Stati Uniti, Woodrow Wilson, che disse ai suoi cittadini: da quando sono entrato in politica ho avuto gente che si confidava con me privatamente, alcuni degli uomini più importanti degli Stati Uniti nel campo del commercio e dell'industria hanno paura di qualcuno, hanno paura di qualcosa, essi sanno che da qualche parte c'è un potere così organizzato, così sottile, così onniveggente, così interconnesso, così completo, così pervaso, che farebbe meglio non parlarne a voce più alta di un sussurro quando ne parlano male. Nel prossimo futuro, questo è Abraham Lincoln, vedo arrivare una crisi che mi snerva e mi fa tremare per la sicurezza del mio paese. Sono state messe tutte sul trono le corporazioni, seguirà un'era di corruzione agli alti livelli di potere, del denaro, del paese. Del paese cercherà di prolungare il suo regno lavorando sui pregiudizi della gente finché la ricchezza sarà concentrata nelle mani di pochi e la Repubblica sarà distrutta. La Repubblica, perché 7 anni dopo di lui, dopo dell'assassino di lui, nel 71, cioè 1871, fu creata la corporazione degli Stati Uniti, United States, Vaticano. Sono ritornati a riprendere la terra che Cristoforo Colombo già
facendo il contratto di Torrecillas, ho detto bene? Sì. Torrecillas? No, Torrecillas. Il quale dette tutte le nuove terre al Vaticano, o cioè alle famiglie che possiedono questa corporazione. Quindi la Repubblica, che dice lui, è quella che fu fondata nel 1776, che poi la OPPT non è altro che ha ristorato quella stessa Repubblica, la prima di questo tipo nella storia dell'umanità. È stato anche reinserito l'emendamento, il tredicesimo emendamento. Come? So. È stato anche reinserito il tredicesimo emendamento adesso. Sì, ne, dopo 1871. Adesso. Adesso, sì, però, scusa. Beh, esisteva prima, era stato una volta e l'hanno rimesso adesso. Sì. Che parlava proprio delle cose che della spiritualità dell'uomo. Sì. Ok, quindi, i governi... Questo è Benjamin Disraeli, primo ministro britannico. I governi non governano, ma semplicemente controllano la macchina del governo, essendo essi stessi controllati dalla mano invisibile. Poi, più avanti, vediamo questa mano. Di nuovo, Benjamin Disraeli. Il mondo è governato da persone molto... No. Molto diverse da quelle immaginate da coloro che non sono dietro le quinte. Leo Tolstoy. In tutta la storia non c'è stata nessuna guerra che non sia stata tramandata dai governi. Tramata dai governi. Soltanto i governi, indipendentemente dagli interessi della gente, per la quale la guerra è sempre dannosa, anche quando è vittoriosa. Di nuovo, il governo è un'associazione di uomini che fa violenza al resto di noi. Poi qui in Italia qualcuno ha citato una cifra che mi sbalordì. 50% degli italiani lavorano in una maniera o un'altra per il governo. Di più. Di più. Abbiamo metà della popolazione lavorando per controllare lo spirito degli altri. Perché? Democrazia. Due lupi e una pecora votando su quello che c'è per cena. La libertà è un agnello ben armato e contesta il voto. Ah, peccato, avevo un altro in inglese che era bello. Allora, Mencken, la democrazia è la teoria che la gente comune sappia quello che vuole e meriti di ottenerla. Good and hard, bella e buona, e la prendono bella e buona, schiaffeggiate di tutto. La democrazia sostituisce l'elezione da parte di molti incompetenti con l'incarico di pochissimi corrotti. Bernard Shaw, bella questa. Una democrazia non è niente di più di una concentrazione di governi. Concezione di governo per la plebaglia in cui il 51% delle persone possono portare via i diritti del rimanente 49%. È così, eh? Quando ce le passi queste... Questo lo potete ottenere mandandomi un email. Anche a me, se volete. Sì, o a Flavio. Sì. L'indirizzo è music. Flavio, però correggi. Come? C'è delle correggere. Sì, ti correggo quella roba là. Sì. Anzi, non so corretta in realtà. Ma questo è il mio email. Prima si parlava Flavio, dopo la presentazione di stamattina, Flavio mi diceva: ah, ma guarda che dovunque vai c'è la sacra vacca e l'agnello di Dio. Come mai c'è la santa vacca e l'agnello di Dio? Sempre questi due. Come hai detto, ricordi?
No, io ti parlavo della, del cavolfiore, forse ti confondi con qualcun altro. Non ho mai parlato di questo. Qualcun altro. E mi ha ricordato il fatto che le vacche, in inglese, ah, la sì, proprietà... Sì, ma sì, hai ragione, adesso mi ricordo che hai scritto la... Allora, la gente addormentata in inglese si chiama Sheepo, in italiano pecoroni, che non voglio sentire di oh no, 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 e vanno avanti col sistema, il governo vuole, ci vuole bene. Sheepo, ariete. Toro, le vacche, proprietà si chiama cattle. Vacche, cattle. Cattle, cattle. Perché ci considerano cattle? Quando firmi i contratti per una proprietà, tutto ciò che sta dentro, tutti i mobili, via dicendo, si chiamano cattle. Però nel dizionario di legge si trova cattle vuol dire possedimenti qualsiasi, quindi noi, mucche, le pecore e le mucche. In inglese ci sono tre espressioni che hanno a che fare con la pecora che è nota come ingenua, umile. L'agnello di Dio ci ha dato arrogante, certo, il montone. Però, per il fatto che Gesù Cristo è il pastore delle pecorelle, il tema è sempre un pastore, Rama con le pecorelle, Osiris con le pecorelle, sempre perché Rama è quello. Però loro hanno queste espressioni molto interessanti. Pull the wool over your eyes. La lana, mettere la lana sopra gli occhi, così per prendere qualcuno si dice per il culo, per prenderlo in giro, raggirarlo, sì, sì, inglese, pull the wool over his eyes, truffarlo, che ha a che fare con la pecorella, perché? Perché in chiesa che fanno? È proprio così, mettono la lana sugli occhi, chiudono la vista e li prendono per il culo. Fleece, quando si taglia la lana della pecora per fare prodotti, tosare, bravo, chi l'ha detto, grazie, proprio così, tosare. Guarda che viene tutto da ciò che fanno i preti, pastori, con le pecorelle. Vedi, dobbiamo aprire gli occhi. E come fanno le pecorelle? C'è un detto in inglese, to bring the lamb to the slaughter, portare l'agnello al macello, perché facilmente li porti. Sì, sì, pecorelle, sì, sì, sì. Tac. E così fanno in chiesa. Li portano al massacro, alla perdizione. Si dice perdizione, nel senso che questa volta non ce la fanno, se ci stanno dentro. Quindi ci viene detto nella Bibbia, uscite di Babilonia la grande se non volete subire i peccati di Babilonia la grande. Che cos'è Babilonia la grande? In Toscana, nel Medio Oriente, padre si dice Baba, qui in Toscana si dice Babbo, però Papa, in inglese il lavoro del Papa, papacy, come si direbbe in italiano? Papato. Che guarda poi non ci vuole... Non è difficile cambiare questo papato, pa, 2P? Sì, pa 1, pa. C'è qualche attinenza con papà, con pappone e con... Brava, quello dicevo, non c'è grande... Con pappone. Pappone.
fare profondo. Papato è sempre lì. Quindi Babilonia, Baba è, Baba vuol dire gerarchia patriarcale. Punto. In Babilonia, quando Babilonia si corrompe, come tutte le altre civilizzazioni antiche, Egitto, Roma, anche Roma, Grecia, con l'avvento dell'era di ferro, si corrompe, però svilupparono un sistema di gerarchia in Babilonia. Babilonia fu la più famosa per questo sistema, tutto nuovo sul pianeta, tutto differente, tutto orribile, un sistema che abusa delle masse, che io chiamo papocrazia, in inglese pimpocracy. Viviamo sotto un papocrazia. Molti dicono oh, plutocrazia, oligarchia o democrazia, fascismo, nazismo. No, pimpocracy. Quindi Babilonia la Grande è questo sistema di papà in cima alla piramide, un boss che comanda moltitudini, invece il sistema matriarcale è la moltitudine che comanda tutto. La maggioranza... Passo avanti, se no... ok, psicopatici, poi ci sono i 5 P. Psicopatici, papponi, pirati, prepotenti, insomma, però c'è, senz'altro ci sono tanti ora che stanno uscendo più che mai a scoprire che il mondo è governato da psicopatici. Dobbiamo tutti constatare il fatto che i nostri leaders sono tutti malati, certificati e se non peggio, William Burroughs. La nostra società è comandata da persone malate per obiettivi malati, penso che siamo governati da maniaci, per fini maniacali, e penso di essere suscettibile di essere emarginato come pazzo per averlo detto. E questo è ciò che c'è di malato in tutto questo. E poi lui avvertì a tutti i suoi intorno a lui, prima di morire, che se morisse era Tavistock. Cosa vuol dire? Tavistock, l'agenzia in Inghilterra, come la MI6, come la CIA. Tavistock è la più bruttissima. Se fosse morto sarebbe stata per merito di questa agenzia. Sì. L'hanno fatto fuori. La Tavistock... lui sapeva già il suo mandante. Era coinvolto nella strage in Tasmania del 96, dove sono morti 35 persone. Hanno mandato due snipers, come si dice? Cecchini. E poi Martin Bryant l'hanno messo in prigione senza nessun processo, niente. In prigione come pazzo, poi via. Il poveretto non ha fatto niente. È Tavistock. E l'hanno ammazzato John Lennon. I due nemici del popolo sono criminali e il governo. I criminali e il governo. Quindi imbrigliamo quest'ultimo con le catene della Costituzione, così che il secondo non diventi la versione legalizzata del primo. La disobbedienza civile non è il nostro problema. Il nostro problema è l'obbedienza civile. Il nostro problema è che una moltitudine di persone in tutto il mondo hanno obbedito alle imposizioni dei leaders dei rispettivi governi e sono andati in guerra e milioni sono stati uccisi a causa di questa obbedienza. Il nostro problema è che le persone sono obbedienti in tutto il mondo nei confronti della povertà e della fame, della stupidità, della guerra e della crudeltà. Il nostro problema è che le persone sono obbedienti mentre le galere sono piene di ladruncoli, mentre i veri
criminali stanno dominando il paese. Questo è il nostro problema. Qui arriviamo al punto della schiavitù vera e propria, e abbiamo la bolla papale del 1302 di Papa Bonifacio VIII, che fu condannato da Dante e lo mise in prigione. Il primo trust, sì. Beh, Express Trust. E dopo vennero questi tre, del 1455, 1481, 37-38, convocazione. Questo, Aeterni Regis, Romanus Pontifex. E questi trasferirono tutto ciò che, insomma, garantiva oppure dava oppure c'era in questo documento, questa bolla papale, che più o meno in questa bolla dice che il Papa a Roma è l'intercessore di Dio per l'umanità, e che poi hanno le chiavi di San Pietro, e Gesù, il Signore ha dato a San Pietro le chiavi, oppure le chiavi di acquistare per la Chiesa, che poi vediamo Costantino che fece la donazione di Costantino, perché prima di questo c'era quella, la donazione di Costantino, lo dico bene? Sì. Ok. Del IV secolo, perché in quel documento di Costantino dice che siccome Gesù ha dato tutto questa terra, questo regno qui in terra a San Pietro, loro come ministri di Cristo devono raccogliere per la Chiesa. È tutto ecclesiastico. Ora bisogna capire che tutto ciò che funziona in quel mondo di commercio, di illusione, è tutto ecclesiastico. Finto. Quindi qui hanno possesso della terra del mondo, si trasferì da qui in questo. Non so perché fanno questo, perché già avevano la donazione di Costantino, il contratto di Colombo, avevano questo unum sanctum, una cosa santa, solo la Chiesa. Poi questo della 12 anni prima di Colombo, proprietà, chattel. E qui convocazione, questo è il battesimo, quando riceviamo un certificato di nascimento, di nascita, questo è completo poi. 1, 2, 3, questi sono simboleggiati dal tiara, tri regnum, tre regni, spirito, emozione, fisico. Oppure questi tre regni che loro dicono che noi siamo quelli che regniamo su questi trust per causa di questo triple tiara. Quindi ha vari sensi questo, però gli ultimi papi non lo portano. Perché? Non lo so. Vorrei scoprire perché. Da quanto? Dagli anni 60. Yeah. Sì. Papa Giovanni, quello che fu assassinato. Probabilmente è stato il primo a capire. Yeah. Credo che lui lo portava, o forse no, quello prima forse di lui. Ha iniziato a non portarlo lui. Sì.
Eccoli qui. Cominciarono in questa data. Questa è la spartizione della divisione del corpo spirituale da quello. Sì, perché il Romanus Pontifex è la corona